La schiusa dell'uovo di Geppetto è avvenuta circa 40 giorni fa e da quel momento ad adottare la piccola nata sono stati un fantoccio che simula le fattezze della sua mamma naturale e lo staff del parco, che provvederà alla sua sopravvivenza fino a giugno di quest'anno, quando la geppettina sarà pronta per essere reintrodotta in natura sui massicci della Francia centrale. Obiettivo imprescindibile è evitare l'imprinting sull'uomo, che potrebbe determinare l'insuccesso della sua futura vita selvatica. E allora, in pieno lockdown e senza mamma naturale a sfamarla, lo staff ha dovuto camuffarsi e vestire i panni dei genitori adottivi. In silenzio assoluto e coperti integralmente da un saio marrone che lasciava spazio solo agli occhi, veniva offerto cibo alla piccola tramite un fantoccio da indossare al braccio che riproduce le esatte fattezze del volto di mamma Geppetto. Poi la piccola è stata gradualmente spostata in un box sul nido in voliera, dal quale è in grado di vedere da molto vicino anche la sua vera mamma, che sembra riconoscere e imitare. Per il momento, dunque, l'imprinting sull'uomo è scongiurato e la reintroduzione in natura è ogni giorno più vicina.